Ritorniamo ancora insieme, oggi dunque ricordiamo una delle date più significative della vita di Padre Pio. Il 22 gennaio del 1903 Francesco Forgione, fra Pio e futuro Padre Pio, vestiva per la prima volta l'abito di San Francesco. Arriva questo giorno dopo un lungo discernimento che è stato fatto non solo di preghiera ma anche di incontri che hanno in qualche maniera segnato la sua scelta, la sua strada. Tra questi incontri, uno tra tutti, oltre a Fra Camillo, spicca anche Don Salvatore Pannullo Zitore, il parroco di Pietrelcina, a cui il giornalista e scrittore Raffaele Iaria ha dedicato un libro intitolato proprio Zitore, il parroco di Padre Pio, Don Salvatore Pannullo, Tau Edizioni. E noi siamo collegati via Skype proprio con Salvatore Iaria, al quale diamo il benvenuto. Eccoci, buongiorno Salvatore, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, raccontaci chi era, chi è stato Zitore? Zitore intanto è un sacerdote diocesano della diocesi di Benevento, che è però nato a Pietrelcina e battezzato lì nella chiesa di Sant'Anna, dove poi anche Padre Pio è stato battezzato e ha ricevuto l'ordine della cresima. Da giovanissimo prese la via del seminario diocesano di Benevento, voleva essere prete, una famiglia religiosa la sua, accompagnato in questa formazione dalla sua famiglia, soprattutto dal padre che gli ha insegnato l'onestà, dalla mamma che gli ha insegnato i gesti più semplici della fede, e poi da una presenza costante tutte le sere, un'abitudine che comunque era in quei tempi in tutte le famiglie di Pietrelcina, ma non solo, che era la recita del Santo Rosario davanti al caminetto di casa d'inverno, davanti alle, diciamo, nella strada, vicino alla strada, insieme ad altre famiglie, nei periodi meno freddi. Quindi Pannullo veniva quindi da un piccolo centro, arriva in un seminario, comincia a sentire un po' una nuova vita che la fa sua. Diventa sacerdote, poi rimane nello stesso seminario come insegnante nel seminario di Benevento e successivamente viene chiamato a Catanzaro per fare il direttore spirituale di quel seminario. Nel 1901 ritorna a Pietrelcina e diventa, come dire, un po' la persona che affianca Padre Pio nella sua vocazione, perché sappiamo che Padre Pio poi 2 anni dopo entra in convento a Morcone, il 6 gennaio 1903. Senta Raffaele, in questo libro, in un capitolo di questo libro che la regia ora ci inquadrerà, lei descrive l'amicizia tra Don Salvatore, Zitore appunto, e Padre Pio come fedele, è un aggettivo insomma che è forte in qualche maniera. E allora io vorrei chiederle quale ruolo ha avuto Don Salvatore nella vita di Francesco Forgione, futuro Padre Pio. Allora, come dicevo prima, Don Salvatore Pannullo è stato molto vicino ai giovani, perché nella sua esperienza, prima al seminario diocesano di Benevento, poi al seminario diocesano di Catanzaro, ha vissuto ed è stato un po' l'accompagnatore di tanti giovani che poi sono diventati sacerdoti. Allora lui, appena arriva a Pietrelcina, nota la figura di questo ragazzino, al quale però la stessa famiglia lo raccomanda, perché la famiglia aveva dei terreni un po' fuori da Pietrelcina, cioè nella zona di Piana Romana, e quindi spesso Padre Pio rimaneva in paese da solo, e questo comportava in un certo senso un po' di preoccupazione da parte dei genitori, che quindi chiedono anche a Don Salvatore di seguirlo. Don Salvatore si accorge molto presto della vocazione di Padre Pio e quindi lo aiuta in un certo senso, lo fa diventare diciamo membro del suo gruppo che è presente sempre alle liturgie eucaristiche in parrocchia, e poi lo aiuta anche nella formazione quando Padre Pio decide di diventare sacerdote.
Ecco, Raffaele, questo è un momento appunto importante, la decisione di Padre Pio di diventare sacerdote. E Don Salvatore Pannullo, zitore, è stato anche testimone privilegiato di alcuni eventi straordinari riguardanti il Santo Frate di Pietrelcina. Ne vogliamo ricordare uno o un paio, se vuole? Allora, il primo evento straordinario è fare la volontà di Padre Pio in un certo senso, perché l'ho aiutato, perché Padre Pio, quando cercava di diventare di entrare in convento, voleva diventare a tutti i costi sacerdote e frate cappuccino. In quel momento c'era un po' di difficoltà, Pietrelcina non c'era un convento, c'era qualcosa nei paesi vicini, ma nello stesso tempo lui cercava in tutti i modi di entrare nei cappuccini. Però, non trovando la soluzione, i familiari cercavano altre strade, che potevano essere altri francescani. E padre, invece Don Salvatore sostiene questa attesa di Padre Pio e si fa portavoce con il superiore dei Cappuccini e chiede che Padre Pio venga accettato all'interno dei frati minori Cappuccini, perché Padre Pio voleva diventare frate con la barba. Soprattutto grazie anche a una figura che lui aveva conosciuto, che era il frate che faceva la questua in quel periodo a Pietrelcina, Fra Camillo. Quindi lui lo aiuta in questo senso, lo aiuta anche nella formazione e lo prepara in un certo senso al sacerdozio. Alla fine, quando Padre Pio, non riuscendo a andare nel convento, e quindi stare nel convento per questa strana malattia che lo faceva rimanere a Pietrelcina, e lo accompagna nella preparazione e gli fa fare gli esami direttamente alla curia diocesana di Benevento, e poi lo accompagna per l'ordinazione sacerdotale quel 10 agosto del 1910. E Don Pannullo muore il 28 gennaio 1928, all'incirca 9 anni dopo la stigmatizzazione di Padre Pio, che come tutti ben sappiamo è accaduta il 20 settembre del 1918. Allora, Raffaele, per chiudere, vorrei chiederle come si è comportato zitore quando è venuto a sapere di questo evento prodigioso che ha visto coinvolto, potremmo dire, uno dei suoi pupilli, perché abbiamo avuto modo di capire che insomma Don Salvatore voleva molto bene a Francesco Forgione. Allora chiederei qual è stato il comportamento di Don Salvatore nei confronti di Padre Pio dopo questo evento straordinario. Allora, lo stavo dicendo prima, quando mi era stato chiesto di dire quali eventi straordinari. L'evento straordinario principale che Don Salvatore conosce fin da subito e sono proprio le stimmate, quelle considerate invisibili, di Padre Pio. Infatti, quando sa delle stimmate a San Giovanni Rotondo, lui disse tranquillamente alla nipote: ma voi lo sapete oggi, ma io lo so da ormai un po' di tempo. E racconta proprio di quell'evento che è stato un momento centrale nella vita di Padre Pio, ma nello stesso tempo è stato un momento centrale e forte nella vita anche di Don Salvatore, perché Padre Pio il 7 di settembre 1910, poco dopo, diciamo, la sua ordinazione sacerdotale, trovandosi a Piana Romana, riceve queste stimmate invisibili. Ha un po' di paura, non lo dice a nessuno, ma la mattina dopo va subito in paese, cerca Don Salvatore e glielo dice, chiedendogli anche di pregare per lui affinché queste stimmate sparissero dalla sua... Quindi non rimane sorpreso da questo. Dice una cosa fondamentale però successivamente, perché successivamente non abbiamo documenti, diciamo, di questo periodo. C'è una corrispondenza tra Padre Pio e Don Salvatore, però non abbiamo documenti che accertino o che lui parli delle stimmate o di altro. Comunque, certo, certamente non era sorpreso, sapeva fin da subito che Padre Pio sarebbe stato il santo che poi è stato.
Raffaele, la ringraziamo di cuore per essere stato con noi, grazie per la sua chiarezza e per aver appunto ricordato questa figura importante nella vita del santo di Pietrelcina, Don Salvatore Pannullo, il parroco di Padre Pio. Ricordiamo Zitore. Zitore, Don Salvatore Pannullo, appunto parroco di Padre Pio, Zitore, ecco, Tau Edizioni, libro si intitola proprio così, Zitore, il parroco di Padre Pio, Don Salvatore Pannullo, firmato da Raffaele Iaria. Grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie a voi per l'ospitalità. Io, Paola, vorrei chiudere con un passaggio, grazie, mentre ringraziamo ancora Raffaele Iaria, con un passaggio della conclusione del libro che ci aiuta un po' a tirare le somme, come si suol dire. Chi oggi studia la figura di Padre Pio e del suo borgo d'origine non può non tener conto di questo sacerdote, appunto, che nella sua vita ha sprigionato certamente fiducia nel giovane Francesco. Un uomo, un sacerdote, Don Pannullo, che non fu sganciato dal concreto della storia di Pietrelcina e del suo popolo, caritatevole e umile, ricco di saggezza, che non teneva per sé ma dispensava con il suo genio, coniugando fede e bisogni reali dell'uomo, attento al presente ma non senza uno sguardo al futuro del popolo che gli era stato affidato. Un popolo di gente umile, dignitosa e laboriosa, sempre con quel carattere forte e risoluto, capace di ascolto. Credo che la conclusione del libro sia la conclusione più bella per questa chiacchierata che abbiamo fatto su una delle tante figure che hanno segnato la storia di Francesco Forgione, Padre Pio, da Pietrelcina. Poi in questa giornata così importante davvero non potevamo non ricordarlo. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme.